una discussione franca, aperta, in cui a cominciare dalla mia relazione introduttiva abbiamo detto ognuno quello che pensavamo, abbiamo preso atto di un risultato negativo nelle ultime elezioni amministrative nella nostra regione, dobbiamo guardare avanti costruendo una strada che ci consenta di farci capire di nuovo dai calabresi. Il rilancio del governo regionale, il rilancio del Partito Democratico, il 28 e il 29 una grande assemblea regionale aperta ai segretari di circolo, dopo una discussione che ci dovrà essere in queste settimane per immaginare un modello organizzativo del Partito Democratico che nasca dal basso. Io sono convinto che le oligarchie che governano o i partiti o qualsiasi altro tipo di associazione non vanno bene. In un momento d'emergenza, una grande discussione aperta, proposte all'ascolto del territorio per rilanciare l'azione del partito e l'azione del governo regionale. Un incontro immediato con il gruppo regionale, mettere al centro della nostra azione il referendum, cercando di parlare non solo al Partito Democratico, all'agenda del Partito Democratico, ma di parlare a tutti per far capire che il referendum non serve al PT ma serve all'Italia per cambiare. Ma è stata una discussione abbastanza franca, serena, vorrei dire, di un grande partito che rispetto al voto che c'è stato le ultime amministrative si interroga sulle ragioni appunto di un risultato non positivo in molte realtà, sia a livello nazionale che calabrese. Cosenza, Crotone sono due città importanti e chiaramente si interroga per capire le ragioni di questo risultato e per costruire una iniziativa che sia capace di superare quelle che sono le difficoltà, di dare una risposta alle ragioni che sono alla base di questo voto e di rilanciare un'iniziativa politica e di governo anche nelle città. Non è il problema del segretario, il problema è di mettere in campo un progetto, di riorganizzare il partito sul territorio e il 28 e il 29 di luglio ci sarà un'assemblea regionale aperta ai segretari dei circoli per fare partecipare il corpo più largo del partito, i territori, per costruire un percorso e anche organizzativamente assumere le prime misure.